nostra prima puntata di Fiorentina Weekly di questo 2022, la prima volta che torniamo qui in studio per, insomma, il nostro appuntamento settimanale, Angelo. Davvero, prima puntata, Rossella, un saluto a tutti i tifosi viola, un saluto a te e a breve, insomma, avremo anche un ospite, no? Un ospite molto speciale, l'abbiamo un po' spoilerato chiaramente sui social perché insomma ormai conoscete il format, ci sono le domande dei nostri tifosi per un giocatore che insomma ha segnato la storia di questi ultimi anni, queste ultime stagioni della Fiorentina, una maglia veramente importante con un numero sulle spalle, con una storia incredibile qui a Firenze. Direi che siamo pronti, Angelo, per vedere il video introduttivo e poi per parlare con lui. Guardiamolo. Eccoci in diretta, Gaetano. Saluto tutti i tifosi. Ciao a tutti. Benvenuto. Grazie. Come stai? Bene. Senti, già le immagini emozionano, almeno personalmente, i tuoi gol, le tue movenze in campo, quando danzi sul pallone. Beh, ovviamente sì, mi fa piacere rivedermi, rivedere soprattutto quando faccio gol, perché è una grande emozione e poi diventa tutto più facile. Oggi con te, Gaetano, ripercorreremo non soltanto la tua storia sul campo, ma un po' anche la tua storia a 360 gradi dal tuo arrivo qui a Firenze. Allora faccio subito una domanda. Qual è la cosa più bella che ti ha regalato questa città? Beh, la prima cosa è stato l'esordio qui al Franchi, perché vedere tutti i nostri tifosi, cioè lo stadio pienissimo, è stato emozionante. E poi la seconda cosa sicuramente è stata Rachele, la mia futura moglie, che ci sta seguendo e la saluto. La salutiamo tutti, ma come vi siete conosciuti? In un locale, in ristorante, siamo dati un po' gli sguardi e poi è nato tutto di lì, è iniziata la nostra storia. Come ti ha cambiato la vita l'incontro con Rachele e l'incontro con, insomma, l'amore della tua vita, possiamo dirlo? Sì, mi sono unito più a Firenze perché lei è fiorentina, ha anche i genitori fiorentini e tifano anche Fiorentina. Quindi ti ha fatto capire anche un po' di più che cosa vuol dire la fiorentinità. Sì. Abbiamo sbirciato anche un po' sui vostri social, avete anche un cane di nome Furia, giusto? Sì, impazziamo tantissimo per lei. È la nostra bimba, anche se è un cane è la nostra bimba. Continuiamo un po' con le domande. Hai accennato prima ai tifosi, qual è il rapporto che hai con i tifosi della Fiorentina? Beh, io essendo tifoso del Bari, so cosa si aspettano da noi giocatori, quindi di onorare sempre la maglia, di avere sempre il sudore sulla maglia, di dare sempre il 100% e questa non mancherà mai. Guardando le immagini vediamo anche insomma appunto i tifosi della Fiorentina, che emozioni ti ha dato il giocare in uno stadio come il Franchi e insomma poi vestire anche la maglia viola non solo in casa ma anche in trasferta? Beh, ovviamente il nostro 12° uomo in campo. Si sentono e ci fanno solamente bene. Fanno un po' la differenza quando ci sono, purtroppo in questo periodo. Ovviamente sì. E si è visto anche contro il Sassuolo, eravamo sotto 2-0, mentre era finito il primo tempo ci stavano supportando, siamo rientrati con una carica in più e infatti abbiamo ripreso la partita e per poco non la stavamo vincendo. La partita invece qual è la partita che ti ricorda e ti dice qualcosa in più che ricordi veramente con un
plus, un piacere estremo. Primo anno qui in casa contro la Juve, che ha avuto una standing ovation da tutto lo stadio. È bello. È stata una bellissima emozione. La ricordo perfettamente. Penso che poi in quel caso, insomma, no, trasmette anche sicurezza ricevere magari la fiducia di chi ti guarda, naturalmente. Sì, ovviamente la fiducia aiuta, ti aiuta tanto. E se uno viene da un periodo un po' brutto, un po' sfortunato, sentire la fiducia da parte di tutti fa soltanto che bene. No, ne parleremo anche dopo del tuo periodo sfortunato. Intanto andrei a vedere un po' il video dell'ultima partita di questo, dello scorso 2021 e quel tuo meraviglioso gol di testa. Guardiamolo insieme e commentiamolo. Eccolo qui. Col Verona. Cross dentro. Bel colpo di testa a pesce. Sì, l'ho cercato. cercato e voluto, direi. Sì. Da quando sei entrato in campo, insomma, si è vista la tua voglia di voler segnare a tutti i costi. Sì, più che altro non di segnare, ma di dare il mio contributo alla squadra. In questo momento con Mister Italiano non ci sono titolarissimi in questa squadra. È uno stimolo in più per fare sempre meglio, sempre di più durante gli allenamenti ed essere confermati poi la domenica? Fa soltanto che bene, perché poi quando c'è una concorrenza sana fa solo bene alla squadra. Anche perché poi non ci sono, lo stavo appunto dicendo, non ci sono titolarissimi, no? Quindi tutto questo crea una motivazione maggiore, penso, anche in ogni ovviamente singolo. Ovviamente sì, cioè in allenamento cerchi di andare più del tuo compagno di reparto e quindi ti alleni bene, la squadra si allena bene e prepari le partite benissimo. Torno anche sul gol di Verona, è un gol che ti riporta, no, di nuovo in campo e che forse sblocca e ti fa ripartire per la stagione, può darsi? Sì, in quel momento ho sentito tanto la fiducia della squadra, del mister, e prima di entrare si è avvicinato Dusan e mi ha motivato, quindi sentendo la fiducia ho dato proprio tutto me stesso. E finalmente è arrivato il primo gol. Anche perché poi entrare in corsa non è mai facile, il mister lo fa spesso, lo fa anche probabilmente in quel finale di partita, no? L'ultimo quarto d'ora, qualcosa un po' più. Soprattutto quando fa freddo. Bisogna riscaldarsi bene prima. No, sì. Dicevo, comunque è una responsabilità che è grossa, no? Perché si decidono poi le partite in quegli ultimi 20 minuti. Sì, ovviamente sì, puoi devi dare anche una risposta al mister. Esatto, per conquistarti magari. Ovviamente sì. Un posto da titolare la domenica successiva, penso. Anche perché poi Gaetano... Sono occasioni da sfruttare. Certo, il mister l'aveva detto anche in una conferenza stampa, crede tanto in te, hai grande talento, ti mancava un po' quella scintilla per poter tornare a dare il 100% e quella può essere stata una scintilla. Solitamente, secondo me, c'è stata questa scintilla, ora bisogna solo continuare così e poi vedremo. Anche perché eri stato fuori un bel po', un brutto infortunio che andrei anche a rivedere insieme e a chiederti quali sono le emozioni che ti scaturiscono quelle immagini che ora andremo a guardare insieme. Guardiamole. Se partono, vediamo. Diamo un pizzico, qualche secondo anche alla regia per lanciarle e a breve... Le avremo. Vabbè. Ci guardiamo quel momento. No, no, questa non è realtà. Vero, siamo andati, abbiamo anticipato. Abbiamo anticipato un po'. Va bene, va bene lo stesso. Ma va bene, bello della diretta. Prima puntata del 2022 ci sta, che siamo un po' così. Il bello della diretta. Allora andiamo subito con la seconda parte di questa insomma chiacchierata che facciamo con te. Ti facciamo vedere delle immagini. Certo, questa è la mio prima. Cosa ti dice? Questo è il mio paesino. Dove sono cresciuto tra le strade giocando a calcio. Con i miei cugini, i miei amici, e il mio paesino rimane il mio cuore. Quante Infatti, volte? Vai, vai, quando posso torno a casa. E quante volte vengono invece i tuoi qui a Firenze a trovarti? Beh, c'è mamma che lavora, quindi raramente salgono, però non vedono l'ora di salire. Te di solito Infatti, scendi quindi d'estate? Poi la mamma... deve essere dura stare lontano, sì, esatto. Sì. Sono stato sempre comunque lontano da loro. Ma io torno sulla foto, faccio una domanda un po' banale, ma qual è la cosa più importante a quei tempi? La spensieratezza
che uscivi la mattina e tornavi a casa la sera tardi, e tutti i giorni giocavi. Anche perché insomma te sei nato a Minervino, anche la prima squadra, sì. Abbiamo letto un po' di interviste, sì. È sempre molto bello sentire che tuo zio insomma ti accompagnava agli allenamenti, sì. Quanto ha creduto sempre in te, insomma sono figure, sì, che restano altro, per sempre. Mio zio e mia mamma hanno deciso di iscrivermi a scuola calcio dopo la morte di mio nonno, e poi di lì è iniziata la mia storia. Un amore infinito, ne parleremo anche dopo. Andiamo avanti con la seconda immagine da commentare. Cosa si dice? No, è una bellissima foto, una grande responsabilità perché sto vestendo una maglia molto importante che ha fatto la storia qui a Firenze. Io quello che dico è che cercherò di onorarla e di dare sempre il massimo delle mie potenzialità. Cos'è cambiato dalla stagione 2019-2020, quando insomma ti è stata affidata la maglia numero 10, ad oggi, per te? Una domanda inaspettata. Non ti direi nulla, ma però devo dire che con l'arrivo di Mister Italiano siamo cambiati un po' tutti. Cioè, questo cambiamento lo merita la città e anche la società. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti con le immagini, Rossella. Questo è un pallone, no? E quale posto occupa, diciamo, il calcio nella tua vita? Beh, devo dire, viene prima Rachele, sennò... sennò è giusto, a casa. Ci sta guardando, ma è anche giusto così. Sì. No, comunque è la mia vita, altrimenti non avrei fatto questo lavoro. Possono essere chiaramente anche di pari passo, no? Insomma, non è che l'università, sì, magari ti dà forza e ulteriore, certo, motivazione, certo. Penso. Andiamo avanti con l'ultimissima foto, poi si va ovviamente con le domande dei nostri tifosi, ma guardiamo l'ultima foto. Un Gaetano. Che bella esperienza, bellissima. Laureato a campione d'Europa. Che cosa, sì, ti ha dato questa esperienza? Mi ha fatto crescere molto. Perché anche non giocando sono stato con un gruppo fantastico. E devo dire che il gruppo fa la differenza. Nessuno si aspettava che vincessimo l'Europeo. Però con la forza del gruppo si può ottenere tutto. Ma infatti è stato bello, forse soprattutto anche per come lo avete vinto, no? Perché insomma, l'Italia ha veramente conquistato tutti. È stupito tutti. È stata, sì, veramente un'emozione incredibile. Poi di vedere, comunque siamo venuti da un periodo del Covid bruttissimo e l'Italia se lo meritava, si meritava questa spensieratezza, questa gioia, se la meritava. È vero, lo hai ricordato, si veniva anche da un periodo bello tosto, sì, quindi sì. Psicologicamente ha fatto anche bene su quel piano lì. Cosa ti porti da quell'Europeo, proprio, non so, se c'è un momento, qualcosa in particolare, o non so, in realtà una situazione più generica. Di credere nei propri mezzi, di credere nel gruppo e di credere nei propri compagni. Perché l'impressione è che lì Mancini ha proprio ha toccato le corde giuste. Sì, 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 sì. No, come ti ho detto, anche chi non giocava andava a 2000 e questo ha fatto soltanto bene. Si è visto, sì, ha fatto, sì, soltanto bene. Ha fatto soltanto bene. È stata veramente un'emozione per tutti, ma torniamo alla nostra Fiorentina, torniamo alle domande dei nostri tifosi perché si sono chiaramente scatenati sui social, noi ne abbiamo selezionate 5. Ne rispondiamo. Però poi se vuoi a telecamere spente possiamo anche leggertele tutte. Però se ci vuole troppo tempo per leggerle tutte. Allora partiamo con Giampio. Preferisci segnare dopo un'azione con molti dribbling oppure con un tiro da fuori? Con tanti dribbling. Andiamo avanti. Mi piace. Dà più soddisfazione, insomma. Certo. Certo. Gabriele ti chiede cosa ti motiva di più nella vita calcistica. Bella domanda. Il mister, i compagni, la tua famiglia che ti sprona magari da casa. Questa è la famiglia, perché li devo tanto a loro.
Quindi magari forse prima di entrare in campo, che ne so, fai una chiamata a tua mamma piuttosto che alla tua compagna. No, la prima cosa che faccio è salutare il mio nonno. Guardo in cielo e saluto lui perché è iniziato tutto di lì e lo ringrazio. Che bello, che bello. Andiamo avanti. Marco ti chiede: che differenza trovi a livello di mentalità da quando c'è Mister Italiano? Beh, c'è dato... è molto bello, sì, guarda, sì. Ci ha dato una grossa mano e, come abbiamo detto prima, c'è questa competizione sana che fa soltanto bene, infatti si sta vedendo. E voglio fare i complimenti al mister, non è una... No, voglio fare il lecchino. Lo sa anche lui, penso fare... anche lui. Però se lo merita perché è un grande allenatore. Allora, Nico ti chiede: qual è il tuo tallone d'Achille, il tuo punto debole? Cioè, se c'è, perché no, poi ci sta anche che non punti ci deboli, no. No, parliamo no, solo da un punto di vista calcistico generale. No, nel mondo calcistico direi quando mi trovo spalle all'avversario che mi devo girare, quindi devo prepararmi prima col corpo e guardare subito in avanti. Io approfitto le domande dei tifosi, vorrei farne solo una di redazione, diciamo, perché prima volevo farti la prima, mi sono dimenticato. Come hai visto, sempre per tornare sul campo, i nuovi inseriti? Perché l'impressione è che si sono, i nuovi arrivati, che si sono inseriti molto bene con il Piatek. Molto insomma, bene, molto velocemente. Il mister stesso diceva in conferenza, sono sorridenti e sono entrati subito nel gruppo. No, si sono integrati da subito, questo grazie anche a noi, perché siamo un bel gruppo. E ci danno una grossa mano perché sono giocatori veramente forti. Anche perché sai bene, no? Non è mai facile, ci sono anche degli equilibri, no? Quando magari arrivano ragazzi nuovi non è mai facile. Invece... hai ragione, non è sempre facile. Con chi hai legato di più nel gruppo attuale? Dei nuovi? Mm-hmm. No, dei nuovi, di questa Fiorentina 2021-2022. No, ma con tutti. Ok, nessuno in particolare? Con tutti. Non vuoi fare particolare con... di solito siamo dietro su Pullman, io, Biraghi, Venuti, che non chiamo Pikachu. Perché? No, perché sono due trasferte che porto la Switch con me, giochi Pokémon e li prendo in giro. Ma fate, insomma, giocate in due, quindi ognuno con la sua... No. Ah, soltanto no, te, lui sì, guarda sì, come sì, giochi, bellissimo. Ok, bene. Entro in te che ho scivolato ancora sulle domande, approfitto delle domande dei tifosi e ti chiedo anche per entrare un po' nell'attualità, no? State giocando alla grande, vi siete riscattati, adesso è venuta una gara bella, avete vinto 6-0, quindi insomma una bella partita a parte la Fiorentina. Come diceva Pradè chiaramente nel post gara, adesso c'è da veramente tenere i piedi per terra, fare tesoro anche di altre situazioni, vedi Torino e affrontare il Cagliari, no? Ovviamente sì, tenere i piedi per terra sempre, umiltà, perché possiamo fare grandi cose ma con umiltà. Che poi è lo stesso mister che qui spesso ci parlava proprio, no, di lavorare su questo equilibrio, mantenere equilibrio e lavorare di mentalità proprio in queste situazioni, no? Oltre agli allenamenti sul campo ci allena anche mentalmente. Allora, noi abbiamo, ovviamente siamo in diretta, i nostri tifosi ci stanno scrivendo live tutte le loro domande. C'è un Francesco Santomauro che ti scrive: saluti da Minervino Murge. Quindi saluto. Bene, salutiamo volentieri. Ultima domanda dei nostri tifosi da parte di Angix, che non è Angelo, ma esatto. Come vedi il tuo futuro? Una cosa che dico è che il futuro... ad ora non lo penso solo al presente. Ok, quindi concentrato al 100% su quello che è oggi. Ovviamente. Bene, benissimo. Allora, siamo arrivati nella parte finale di questa diretta, manca veramente poco per salutarci. Momento un po' più giocoso. Esatto, qui ti mettiamo veramente alla prova, però con qualcosa di simpatico. Allora, noi abbiamo 20 secondi e te, noi ti si fa una domanda, te devi... 18. Esatto, te devi rispondere a tutte le cose che ti vengono in mente in questi 20 secondi, ok? Anche sì o no? No, le domande non sono a risposta secca. Vabbè, la risposta, no? Ora vedrai. Allora, se la regia è pronta, io partirei. Che dici, Angelo? Partiamo. Mettiamolo, ma ci pensano dalla regia, ora lo vedi. Siamo partiti, 3, eh? Angelo, 3, 2, 1. Hai 20 secondi per dire i nomi dei tuoi compagni. Terracciano, Dragoschi, Rosati, Cerofolini, Venuti, Orriozzola,
Milenkovic, quarta Igor Castrovilli. Castrovilli, Duncan, Buonaventura, Torreira. Sei stato bravo, guarda che sei stato bravissimo. Hai ragione, era veramente difficile rientrare nei 20 minuti, ma direi che sei arrivato. 20 secondi, 20 secondi. 20 minuti ce l'abbiamo fatta. Direi anche quelli degli anni passati. Allora, andiamo avanti. 20 secondi. Questa è difficile. No, era facilissimo. Ora questa è ancora più facile. Esce fuori lo spirito giustamente competitivo. No, quella di prima. Non era facile. 20 secondi. E un po' dobbiamo metterti in difficoltà. Sennò è troppo facile. Però sei stato bravo, è vero. Allora andiamo con la prossima, se la regia è pronta. 3, 2, 1. 20 secondi per dire tutte le squadre di Serie A di quest'anno. Vai! Sì. Inter, Juve, Fiorentina, Genova, Salernitana, Empoli. Che se le ricorda? Sampdoria, Atalanta, Bologna, Spezia, Lazio, Roma, Torino, Udinese, Venezia, Verona. Ma stai un po' sbirciando per i nostri appunti. No. Allora dovete sapere voi da casa è che Angelo. È una volta anche fuori dal campo. Giusto che mi danno la mano. Sì, no, ci stava da dire. C'è da dire. Angelo ha messo un foglio davanti a Gaetano, non vale. No, prima era lì, andato era a lì, settembre. Era lì, era lì, era lì, doveva essere bravo a leggere. Ultima chance per riprenderti. 20 secondi per dire tutti i nomi delle tue ex. Scherzo, no, panico totale. Ciao Rachele, è stato bello. Esatto, è soltanto uno scherzo. Vai, siamo arrivati alla fine di questa diretta. Gaetano, grazie mille per essere stato grazie con noi. Grazie a tutti voi e salutiamo i tifosi Viola. Grazie a tutti, grazie a Gaetano e forza Viola.